Ciao a tutti, oggi volevo fare vedere come era possibile correggere o comunque apporre delle correzioni in un file PDF utilizzando uno o più software che sono già installati sui nostri computer senza necessità di installare altro. Per primo volevamo utilizzare Microsoft Whiteboard, che è un software già installato dalla Microsoft sui propri computer. Per utilizzarlo basta aprire la lavagna e aggiungere alla lavagna il file PDF dove vogliamo apporre delle correzioni. Scegliamo il file, il PDF che vogliamo correggere, lo apriamo nella lavagna, scegliamo la pagina e inseriamo la pagina che vogliamo correggere. Una volta inserita, basterà con una penna grafica scegliere la penna che si vuole utilizzare. Cominciare ad apportare le modifiche. Ad esempio, posso scegliere una penna rossa e andare a modificare, a correggere delle parole che possono essere sbagliate, che vanno quindi corrette. Quindi, selezionando la penna rossa, posso, ad esempio, correggere una parola modificandola con la dicitura corretta. Si può anche utilizzare l'evidenziatore, che come vedete ha colori diversi, ma si possono anche scegliere dimensioni diverse dell'evidenziatore, appunto per andare a evidenziare parole o frasi particolari. Terminata la correzione, si può esportare il file, quindi salvarlo, esportarlo sotto forma immagine. Quindi si clicca su esporta e si sceglie l'estensione del file che si vuole salvare. Si può scegliere una semplice immagine in PNG o un'immagine di alta qualità in SVG. Si sceglie la posizione del computer su cui si vuole salvare il file, si dà il nome e si salva. Il file è salvato sotto forma di immagine, si può cliccare e si può visualizzare con le modifiche apportate. Ecco qui, questo è il file aperto con le correzioni già apportate. Altra soluzione per correggere un file PDF, apportare correzioni al file PDF, potrebbe essere quello di utilizzare ad esempio un altro software. In questo caso possiamo utilizzare. Apriamo il file PDF e possiamo utilizzare un altro software che praticamente è catturare lo schermo del computer che si sta utilizzando. Quindi cattura schermo intero, catturo lo schermo e lo schermo sarà aperto sul mio desktop. Una volta aperto, posso andare a modificare, a fare le correzioni, proprio come se fosse un disegno da correggere. Scriverci su. Anche in questo caso un evidenziatore mi permette di iniziare delle parole, delle frasi, o una penna che può essere di più colori. Posso utilizzare il verde, posso utilizzare il rosso. No, questo posso salvare il file, scegliere la destinazione. In questo caso salvo sul desktop e posso scegliere il formato dell'immagine. Quindi, salvato il file, posso andare sul mio desktop, cliccare su e aprirlo. Una volta aperto, posso vedere le modifiche che sono state apportate.